Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo deck veramente, veramente divertente. Vi avevo già fatto vedere in passato il deck di Beedle, che è qualcosa di incredibilmente trollino, e per questa lista volevo ringraziare Federico Moroni che mi ha passato la sua lista, che ha fatto top 32 al torneo di Lost Zone. Quindi comunque un deck che potenzialmente funziona, basato principalmente sul counterare i mazzi di questo meta, quindi come possono essere ADP, il Blacephalon, roba comunque grossa. Perché cosa fa questo Beedrill? Con una sola energia erba, ovvero il suo destino pungente con quei coni al posto delle mani, se questo Pokémon ha almeno un segnalino danno, possiamo usare questo attacco. Che cosa fa? Beedrill muore. Beedrill si sacrifica come una puntura di ape che ti entra nel collo, proprio si zanca nelle vene, e mette KO il Pokémon attivo dell'avversario se è base. Quindi entrambi i Pokémon vengono messi KO, lui prende un premio. Noi volendo ne possiamo prendere 3 se l'avversario ha piantato un V, un GX tag team. Ne possiamo prendere 2 con una GX, con una V. Quindi comunque abbiamo modo di fare un sacco di premi semplicemente sacrificandoci. Ovviamente ci saranno mazzi monoprice, questo mazzo soffre e non poco, perché è fatto per buttare giù i colossi incredibili. Forse prima funzionava meglio quando non c'erano le VMAX, però comunque è ancora giocabile grazie a un'altra carta. Cioè, visto che adesso si usano tanto i Deden, anche Pokémon comunque come può essere un Oricorio GX nel mazzo Blacephalon, gli Zacian eccetera, comunque noi possiamo buttarli giù e fare i premi. Se ci manca un solo premio per vincere, possiamo usare il Blacephalon GX, perché magari buttiamo giù uno da 3, uno da 2, ci fa fatica a fare l'altro premio, Blacephalon GX, Fragor, e ci andiamo a prendere l'ultima carta premio per vincere la partita. Ovviamente contro il mazzo di Blacephalon Baby, o anche il Blacephalon GX in generale, Tapu Fini è quello che fa per noi, perché con una sola energia possiamo fare Onda della Natura, che fa 100 danni. Ovviamente lui ha debolezza, quindi si spara 200 danni in the face e ci portiamo a casa questi premi succulenti. Poi volendo possiamo anche usare il Beedrill per fargli KO il Blacephalon. Però comunque dove sappiate che col Tapu Fini si può fare l'attacco da 3 utilizzando solamente un'energia, perché dice se il tuo avversario ha delle ultra creature in gioco il costo di questo attacco è 1. Tanta roba. Il Mew per proteggersi ovviamente da il GX di Pikachu Zekrom, il Jirachi per cercarci caramelle, la stadio, trainer, qualsiasi cosa ci possa tornare utile. Poi c'è un Great Catcher, che comunque se dobbiamo buttare giù un Dead End ci fa comodo. Gli ami normali per riprenderci ovviamente i Beedrill, ma soprattutto i Tapu Fini nel caso abbiamo questo matchup contro Blacephalon. Bici per pescare e tentare la sorte. Caramelle ovviamente per passare da Weedle a Beedrill in maniera veloce. Bamboline perché? Perché se io mi faccio auto KO con il Beedrill, davanti devo mettere un'altra cosa. Non gli posso piazzare un altro Beedrill se poi mi fa un altro KO di ritorno. Mi faccio Beedrill KO, metto la bambola davanti e lui al turno dopo mi fa un KO praticamente inutile, a meno che non giochi Boss Order e non ce lo rivochi con un pugno nel deretano. Ma possiamo dare noia ai vari mazzi con Mary, quindi rimeschiare le varie carte, dargliene 4. Boss Order è fondamentale perché dobbiamo mettergli davanti i Pokémon base per fare KO, o comunque Pokémon che a noi ci fanno comodo. Giochiamo 4 Rainbow per dare il segnalino danno sul Beedrill e ovviamente utilizzare l'attacco per fare il KO.
E ovviamente l'energia cattura. Questa energia può tornarci utile, magari anche da assegnare al Tapufini per attaccare. Ci prendiamo un Pokémon base e lo mettiamo direttamente in panchina. Quindi comunque può tornarci utile come energia incredibile. Poi c'è anche lo Zacian per pescare, che comunque male non fa. E questo è essenzialmente il mazzo. Contro chi soffre? Ma secondo me contro mazzi piccini. Può soffrire contro Obstagoon se non ci piazza roba grossa. E non lo so, comunque roba un po' più che non si trova quasi mai, un pochino ci soffre. Contro magari Dragapult VMAX, se ci piazza subito il VMAX, per noi è quasi è impossibile da buttar giù. Quindi dobbiamo essere più veloci e buttargli giù rapidamente le V prima che diventino VMAX. Questo è un mazzo carino, senza troppi patemi. Ordine del capo, e la carta è comunque costa di più. E poi vabbè, ci sono tre Jirachi, lo Zacian, quindi non è proprio economicissimo proprio per le prime armi, però comunque non è neanche uno dei più costosi. Detto questo, prima di andare a vedere il video, prima di andarvi a far vedere le partite, vi voglio ricordare che questo video è sponsorizzato da Card Market, sito numero 1 per andare a comprare carte fisiche per andare a fare i vostri tornei in real o anche per completare le vostre collezioni di carte Pokémon e altri vari tipi di giochi. Detto questo, andiamoci a trovare un avversario. E avversario trovato, e siamo contro Sorutan, che sembra un po' un'offesa, tipo saluta ma Soretan. E non so, non ho neanche visto che tipo di mazzo avesse, quindi andiamo un po' alla rinfusa. È il nostro turno e quindi vediamo. Tanto partiamo subito con Weedle, energia, Beedrill, ci manca solamente la caramella e siamo, non dico a posto, ma quasimodo. Lui c'ha un mazzo elettro, ok, se è Picarom possiamo ancora dire la nostra, se è tipo Nuzzle si può anche quittare. Allora, Jirachi, ok, quindi non penso sia Nuzzle, penso sia un semplice Picarom. Eccolo là, Velox. Questa Velox ci andrà a svelare chi sarà il nostro avversario. Scarta l'energia e prende un Pikachu Zekrom. Perfetto, perfettino. Energia velocità, si va a pescare due carte, si prende anche il Tapu Koko. Quindi se lui adesso c'ha anche Monte del Tuono, dopo ci ara male. Leva Pikachu Zekrom, vediamo un po' se si va a prendere un Raichu. Ok, pensavo un Deden per andarsi magari a cercare qualcosa di particolare, invece no. Ok, croce, noi praticamente adesso abbiamo già, lui ci ha già benciato 6 premi. Ci ha già benciato 6 premi, abbiamo anche Boss Order, quindi comunque possiamo dire la nostra. Io faccio Velox per Velox. Ci andiamo a prendere uno Zacian per pescare. Ho bisogno di qualche altro Pokémon da benciare, quindi comunque l'energia arcobaleno aspetto a darla. Eccone un'altra, perché se mi scopa male Weedle davanti con l'energia posso anche smettere di giocare. Se gliela davo a quello dietro e poi non ne ripescavo altre, non potevo più riattaccare, quindi meglio temporeggiare un attimo. Tanto abbiamo ordine del capo, energia, caramella e la bambola, è perfetto. Lui adesso ovviamente dà l'energia, se non trova il Monte del Tuono, noi possiamo veramente dar fastidio al nostro avversario. Se poi, a parte che c'aveva Tapu Koko, scusate, non l'avevo visto, o meglio, me l'ero già scordato. Se c'ha scambio, ok, sto zitto perché tutto ciò che dico lui ha. Comunque, devo solamente sperare che se assegna le energie dietro, ok. Se le assegna davanti, presumo che io vinca. Cioè è proprio così instant, perché è storto. Cioè se dà le energie davanti è veramente storto più di Pisa. Allora, palloncino, il pallonzio su Raichu. Comunicazione, lui comunque sta facendo girare il suo mazzo in maniera egregia, quasi come Ezio Egregio. Jirachi con Orangulu, col suo ventaglio anale. Eccolo lì col suo ventaglietto incredibile. Carica totale 150 danni. Vediamo su chi carica. Ti prego, su Pikachu Zekrom. Se lo fai sei il mio idolo. L'ha fatto, l'ha fatto. Guarda, gli faccio anche la faccina incredibile.
Io guarda, ti piazzo i bruco e abbiamo anche la caramella da assegnare. Eccolo lì, l'incredibile bidrillo. Mettiamo anche il Weedle dietro. Poi energia, non c'ho neanche bisogno di fare ordine del capo. Destino pungente, zanello spintere. Intanto mi va via anche la voce. Ci prendiamo questi tre premi. Attenzione, eccoli qua. Boss order, perfetto. Bicicletta e l'energia cattura, ok. A noi adesso mancherebbe solamente una caramellina, perché mi si sta inaridendo, c'ho la gola, pare Issara. Lui mette l'energia su Raichu, ok. Io ho solamente la possibilità della pescata di turno o la bici da cross per trovare la caramella. Se la trovo veramente godiamo a livelli dell'infinito. Richiamo alleati. Non so cosa altro gli serva. Cioè ormai hai benciato altri tre premi. Benciamone altri. Benciamo altri tre premi. Così, sulla mano proprio, botte nelle mani. Vai così, pesca dell'altro. Io devo veramente sculare. Se sculo, voglio almeno un like. Un like che potete mettere. Non ho parole. Ci siamo, signori. È il nostro momento. Abbiamo tutto. Tutto. Vai così. Caramella. Bidrill con il diabete, perché a fuori di ste caramelle ce n'ha e come. Io ti faccio un boss sul Pikachu Zekrom, perché non c'è due senza tre. Lilidol. Ce la leviamo da davanti. Mettiamo il Bidrill. E non ci fa neanche attaccare. Pavido. Pavido. E niente, signori. Andiamoci a trovare un altro avversario. Oh. Ragazzi, mi è arrivato una bustina da Car Market. Vediamo un po' che cosa ci troviamo dentro. Ovviamente, vabbè, l'indirizzo ve lo risparmio. Se volete trovate tutte, se volete comprare carte che avete bisogno di finire la vostra collezione, potete andare sul sito di Car Market, che trovate in descrizione. Ullala, signori e signorine, questa carta è perfetta per ogni vostro mazzo competitivo. Eccola qua, il bellissimo Zacian V. Questa è la versione della Teen, eh? Tanta roba, spada indomita e si pesca come dannai. Ragazzi, il sito di Car Market lo trovate in descrizione. E detto questo, andiamoci a trovare un ultimo avversario. Eccolo qui, signori. Eccolo qui. Dang dang, gingiri gin gin gin. Vediamo un po' con la nostra incredibile moneta di Rowlet, con il fiocchettino d'erba mostruoso. Ovviamente, ragazzi, state pronti con Car Market, perché ho dei coupon da darvi. Magari ve li do in live, magari ve li metto in un prossimo video. Quindi se non avete un account Card Market, aspettate a farlo, perché potrete vincere dei coupon da inserire durante l'attivazione del vostro account. Così il vostro account avrà almeno qualche soldo per comprare delle carte, o comunque uno sconto per una futura collezione da comprare. Quindi comunque state pronti. Allora, vediamo un po'. Lui c'ha un mazzo buio con un Jirachi. Vediamo un po' con la Velox cosa ci andrà a tirare fuori, sperando non sia qualcosa di troppo cancerogeno per la mia pleura. Zigzagoon maledetto. Questo, se gioca Obstagoon, ce lo rivoga nel cacapranzi. Ce lo rivoga tutto lì, nel cacapranzi. Ma fortissimo, proprio che esce al rubinetto. Velox Ball ancora. Se prende un altro Zigzagoon, qua siamo veramente nell'etame fumante. Vediamo un po', io spero non prenda un altro Zigzagoon, ma non lo so, qualcos'altro. Zacian V, oh, per l'appunto quello che ci ha dato Car Market, perfetto. Zacian V, spada indomita, pesca 3, passa il turno, e caca lui e puzzi te, e vediamo un po', un altro Jirachi. Allora, mettiamo la stadio, liberiamo il mazzo, ci prendiamo un bidrillo. Così, giusto per... Ora non so, mettiamo la bambolina per sicurezza divina. Biciclettiamo. Qua è come se mi stai dicendo,
vuoi buttare via 10 euro o 20 euro? Buttiamo via 10 euro perché comunque la caramella è sempre più importante. Tanto, fortunatamente, un'altra Velox l'abbiamo trovata. Facciamo Velox sul Great Catcher perché non penso giochi GX, questo tizio infame. Ci mettiamo Weedle. Eccolo qua, lo piazziamo. Gli diamo lo skateboard a Jirachi. Lo ritiriamo... No, facciamo così, mettiamo l'altro Jirachi. Ritiriamo, vediamo se gira ancora e magari troviamo un aiuto. Mary è... cioè... Fa male, però la devo tirare. Fanculo le caramelle. Le ritroveremo dopo. Adesso ho bisogno di settare la panca. Poi dopo magari facendo la stadio, cercandoci comunque il Beedrill eccetera, possiamo rimescolare il mazzo, rifare Jirachi e sperare di ritrovare questa caramella indomita. Lui gira il suo Jirachi, trova un'altra Velox, ragazzi. Lui sta giocando ball, trova ball come le mie ball sotto l'ombelico, nel mio pube. E lui ci fa un altro zigzag con 10 danni sul Jirachi davanti. E ok, scambio, attenzione, ci prova con uno scambio incredibile, mette lo zigzag, quindi non so se la sente di fare, magari c'ha già l'evoluzione con l'energia, ha scartato l'obstagoon. Pazzo questo Zgang, un altro zigzag, cioè lui mi vuol far fuori a colpi di abilità, cioè se ora in mano c'ha caramella Mary. Ti dirò, non mi ha fatto neanche tanto male, sperando che adesso in queste carte sopra ci sia la caramella. Caro Dengue, mi hai fatto un enorme favore. Cioè, caramella, Weedle, Beedrill, arcobaleno, è perfetto. Allora, il problema di questo matchup qual è? Che lui evolve. La parola evolve non va bene con Beedrill. Quindi noi dobbiamo quantomeno... Allora, la tattica che ho in testa è la seguente. Intanto mettere Beedrill. Poi cercare un'altra energia. Quindi attaccare due energie su Beedrill. Di conseguenza cosa facciamo? Due energie su Beedrill e possiamo fare l'attacco da 90. E 90 su debolezza sul buon Obstagoon sono 180 e muore. Ora, la probabilità che riusciamo a trovare un'altra energia a breve è veramente scarsa, come i miei risultati agonistici. Quindi io comunque un'altra Mega Ball la cerco, ci prendiamo Barbacephalon, giusto per liberare un po' il mazzo. Desideriamo una vecchia. La vecchia sarebbe veramente potente adesso per cercarci la roba. Sarebbe potente, il Blacephalon ci può ritornare utile perché comunque regge un colpo. 9-9-18, un par di colpi li regge. Quindi, vecchia accademica, gallina vecchia fa buon brodo e il buon brodo ce lo fa. Ce lo fa molto assai. Mettiamo il Jirachi con lo skate, lo desideriamo e desideriamo a questo punto prenderci un'altra bambolina. Bambolina, tu ci piaci. E a questo punto... finiamo il turno, me la rischio così, avrei potuto ritirare ma mi sono scordato di farlo. Good job Ricabroz. Lui, sto avversario, c'ha un capello alla caparezza bellissimo. Se lui adesso c'ha caramella, energia, ritira e attacca, buon per lui. Noi comunque dopo gli facciamo KO, prima che va a ricaricare un altro obstacle un pochino ci vuole. Ora sono sicuro che inizierà a dittarci il Beedrill. O forse il Blacephalon, non lo so. Caramella amara, eccolo qui. Evolve il cazzeio qua, ci fa 30 danni su Beedrill. E il retino di recupero. Cosa si va a recuperare? Il Jirachi, giustamente, quindi metterà energia. Shot incredibili. Un altro zigzag. Ci dà il colpo sul Blacephalon. Vediamo un po' se il nostro avversario ce la fa a giocare prima di domani. Cos'è? Suggerimento di Sabrina. Carta che non ho mai visto giocare in nessun mazzo. Cioè lui mi guarda una carta aiuto che ho fra le mani e fa lo stesso effetto. Io
non ce l'ho, quindi mi gratto veramente. Bravo, hai sprecato un aiuto. Io comunque ci sta come mossa. Magari se trovavo una Camilla, un boss, una qualsiasi cosa che poteva dargli una mano. Invece no, la mano gliela do io nel viso. Vai Beedrill. E adesso la nostra strada è in discesa. Per forza. Ball. Zacian non male. Ci dà una mano per pescare. A questo punto mettiamo anche l'altro Weedle, sti gran cazzi. Ci prendiamo il Beedrill, così lo evolviamo senza caramella. Quell'altro dietro ce lo teniamo così all'evenienza. Altra caramella su Beedrill. Carica avventata, sbembere bam, 180. Ci prendiamo 10 danni. Però poco male, un premio lo abbiamo fatto, che è una bici da cross. Lui adesso non ha niente da mettermi. Ha questa bambolina insulsa. Attaccare non può attaccare, perché comunque due energie non ce l'ha neanche nel 2000 mai. Se sculo e trovo il boss delle torte, siamo a posto. Ah no? Ci mette Jirachi. Ok. Quella bambolina io forse l'avrei tenuta. Guadagnava un po' di tempo. Magari avrei calato subito Jirachi, anziché sprecare così la bambolina. Va bon, decisione di caparezza. Jirachi col retino. Quindi leva un altro Zigzagoon. Cioè lui sta facendo più retini di Sanpei quando va a pescare le carpe al lago. Cioè io non lo so. Ancora Jirachi. Lo gira e lo rigira. Eccolo lì, Mary Poppins. Guarda, Mary Poppins ci potrebbe dare una mano. Se la fa, magari ci fa trovare il boss adesso. Chi lo sa? Ancora retino. L'avrà finiti. L'avrà finiti. Io ma è. Mary, vai così. Vai Mary. Ce la possiamo fare? Give me the boss. Le. Thank you boss delle torte. Vabbè, ci ha levato la stadio, che ormai ci fa il giusto. Lì i Beedrill li abbiamo messi. Con il boss possiamo fare un altro KO mirato su quello Zigzagoon. Rina. Ok, tanto noi si fa il KO, prendo un'energia. Il Pokémon, la caramella, ma comunque non riuscirà ad attaccare. Perfetto, grande boss. Le. Guarda, glielo metto anche fuori serie. Vieni qua, vieni qui. Io ti faccio carica avventata. Purtroppo non ci stanno uscendo le altre energie. Io non posso rischiarmi assolutamente una ricerca adesso, perché il boss è fondamentale. Gli metto davanti uno Zigzagoon dietro e sbembere bam. Ora, anche quello Zacian sarebbe succoso. Mi basterebbe fare un altro premio. Fare altri due premi e poi fargli l'attacco di Beedrill, che si mette KO e ci facciamo i due premi rimasti con quello Zacian. Lui dà l'energia sullo Zigzagoon. Ci fa il Jirachi, prende la Rina. Vediamo un po' se fa Rina, ma sicuramente sì. Comunicazione Pokémon. Leva Jirachi, si andrà a prendere forse l'Obstagoon o qualcosa che si evolve da Zigzagoon. Il Linun forse. Obstagoon di Galario. Vediamo un po' se lo cala. Se c'ha la caramella invitante. Anche perché se lo cala, eccolo qua, caramella rara, c'ha questa abilità che ci mette 30 segnalini, cioè 3 segnalini, e ce li mette sul Beedrill intelligentemente. Ora io volendo dopo Rina, ok. Quindi Rina, energia, caramella e Obstagoon. A meno che quell'Obstagoon non ce l'ha nei premi. Perfetto. Good jobs. Caramella. Eccolo là. Quindi lui c'ha un altro coso e ci fa il KO su Beedrillo. Questo non me l'aspettavo. Sei stato veramente, veramente cattivo. Ora io non so assolutamente che spaccim fare. Lui mi dice sì, metti Blacephalon, che così te lo secca e falti i due premi. Io vorrei mettere Jirachi, perché tanto lui non può attaccare adesso. Quantomeno noi proviamo
Dovremmo avere una, due, tre energie. Tre energie se abbiamo fatto il conto buono. Zacian, ok. Quello zigzag, quell'obstacle, ragazzi, ci ha veramente devastato. È qualcosa di troppo difficile come matchup. Giracio, caramella, ball. Ce la sbattiamo nelle ball, ma comunque l'andiamo a prendere. Vediamo un po' che cosa ci esce fuori. Io ho bisogno di un'energia, assolutamente. Eccola lì, è lì l'energia. C'è, ma non esce. Calerei Zacian, che è l'unico che regge un par di colpi. Si fa switch sulla bambola e farei una Mary molto aggressiva. Mary aggressiva e non escono le energie. Come faccio a vincere? Ok, boss energia. Boss energia molto succulenta. Io spero che lui mi metta altra roba. Eccolo lì, ano normale. Vediamo un po' cosa. Sicuramente si andrà a riprendere gli obstacle e i cosi morti. Però sono curioso di vedere come li evolve. Se ha già usato tutte le caramelle e non ci ha ancora fatto vedere i Linun. Eccolo qua, Zigzagoon e Obstagoon. Doppia energia, giustamente. E noi dobbiamo vedere un po'. Allora, noi abbiamo il boss, l'energia, il Beedrill. E dobbiamo veramente sculare. Dobbiamo veramente sculare. Me la rischio. Facciamo boss su Zacciano. Boss su Zaccardo. Ne mettiamo l'energia su Beedrill. Lo stadio Tarfield, giusto per andargli a levare la stadio al nostro amico Jerg Dang, come cavolo si chiama. Evolviamo il Beedrill. La Pokebambola la possiamo sacrificare, tanto ne abbiamo due in mano. Quindi mettiamo Beedrill davanti, energie, sì, bambola lì. Stadio Tartfield giusto per andare a vedere un po'. Cioè abbiamo un arcobaleno e un'altra energia. E l'arcobaleno e l'energia normale ci potrebbero servire per attaccare con quell'altro Beedrill. Quindi comunque questi due premi me li faccio. Se poi ci cala qualche cos'altro che ci può tornare utile, io calo l'altro Beedrill e ci metto due energie. Se no farò il GX di Blacephalon, bruciamo e confondiamo e vediamo dove si arriva. Questo matchup, ragazzi, è veramente complicatissimo. Lui comunque ha già evoluto tutto. Non penso abbia altri obstacle da piazzare, visto il fatto che le caramelle le ha già usate tutte. Lui ci avrà un'altra energia adesso. Ci fa il danno con Zigzagoon su Blacephalon. Perfetto. Se questo infame di Beedrill attaccava con una energia incolore e mi metteva il danno di Zigzagoon su Beedrill, potevo benissimo attaccare con l'energia cattura e fare così. Invece no, attacca con l'energia erba, quindi mi tocca fare l'energia arcobaleno per forza. E ce n'è una sola. Ce n'è una sola. Lui ci ha messo Jirachi davanti. E dovremo avere anche un altro boss, volendo, in questo mazzo fantomatico. Scambio ancora. Quindi ci attaccherà per forza con Obstagoon. Vediamo un po' se si è deciso ad attaccare. Che qua mi stanno veramente squagliando i testicoli. Però il nostro avversario, con questa calma sua apparente, ce la può fare. Ricerca accademica, vai con la vecchia. Vediamo un po' se ce la fa. Gli rimangono 9 carte in mano. Ora non vorrei dire niente, ma magari alle peggio si può temporeggiare e stallarla così, magari alle peggio. Cosa ho visto? Cosa ho visto, Dang? Cosa hai fatto? Mi stai dando una win condition così? Fermi tutti! Si cappotta la partita! Ci ha piazzato il Sableye V. Sono due premi per noi. Fermi tutti! Allora, Jirachi, se te adesso mi dai... Allora, energia cattura. Gliela metto perché non si sa mai dopo ci possa tornare utile per fare il KO su Obstagoon, nel caso non trovassimo l'energia o il boss. Roba da gatti fradici. Non abbiamo più energie o roba da prendere con la stadio. Io farei bambolina, vecchia indomita. A
Abbiamo 8 carte rimaste, di cui c'è l'energia e ancora un boss. Cioè 3 boss in questo mazzo, a meno che non sia nel mazzo, nei premi. Prendiamo la Velox, scartiamo tutto. Con la Velox leviamo Mew perché voglio vedere se c'è il boss. C'è anche il boss. Fermi tutti. Ci sono rimaste 5 carte. Dopo faccio la vecchia, anzi no. Anziché fare la vecchia, fare così. Desiderio, ci uscirà? Ci è uscito, perfetto. Il boss lo prendiamo in mano. Se poi ci fa Mary, oh, e c'ho 4 carte in mazzo, si fa alla svelta. Zacian, vai così. Anche l'energia c'è. Qui c'è bisogno veramente di un culo incredibile. Lui è un pazzo. È un pazzo perché ci ha dato Sableye, sono 2 premi. Boss, energia, Beedrill. Si vola, si vola. Volendo potrei anche non fare boss, dare energia e attaccare con Beedrill l'Obstagoon, fare KO. E lui non può più fare niente perché per caricare un altro Obstagoon c'ha bisogno di un quarto d'ora, perché è lento come le lumache. Lui no, lui se la gioca col suo caffettino amaro. E 2 ore veramente ci sta, non dico squagliando, ma proprio sfrantecando la pelliccia testicolare. Oh, ci fa sbarramento, caro mio, hai perso. Hai perso. Io ti pianto questa incredibile Ape Maia. E finalmente, signori, una partita tediosa. 0 carte nel mazzo. Sono arrivato proprio alla spremitura, proprio fino alla fine. Anche la buccia. Beedrill, destino pungente. Ci andiamo a fare un KO. Noi facciamo 2 premi, lui 1. E ci andiamo a portare a casa questa partita immensa, immensa e difficile. Io vi ringrazio veramente tanto per essere arrivati fino a qua con il video. Vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento qua sotto. Come sempre scrivetemi altri mazzi e consigliatemi bene, ovviamente. Ci si vede alla prossima e grazie a tutti.